Ed eccoci qui in compagnia del vincitore del nostro contest Beat Music, Giulio Calogero. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Ciao, buonasera e benvenuto su Radio Beat Music. Grazie, grazie mille. Complimenti per la radio, è una radio diversa e molto divertente. Il contest è stato veramente un'iniziativa carina e diversa, ripeto. Bravi. Ringrazio. Intanto ti va di parlarti subito di come ti sei avvicinato tu invece al mondo musicale? Certo, io ho cominciato, diciamo, molto presto perché già a 15 anni io componevo, scrivevo canzoni, ho fatto parte di vari gruppi, diciamo così, giovanili, legati più che altro al mondo del blues, del rhythm and blues, di questo tipo di musica. Non essendo più giovanissimo, poi crescendo ho sviluppato un po' più che altro la tecnica autoriale della composizione. Non ho voluto, ho scelto di non, diciamo, comparire in prima persona, ma più che altro di cercare di comporre, di scrivere canzoni. E poi adesso, da ultimo, recentemente, ho deciso di mettere insieme un po' del materiale che ho scritto, che ho composto in tutti questi anni per creare un disco, un CD. E appunto, infatti, ti va di parlarci del CD? Sì, diciamo il 1° dicembre scorso, 1° dicembre 2016, ho presentato a Napoli, al Teatro Bellini di Napoli, questo CD che contiene 11 canzoni, tutte scritte e composte da me, testo e musica, che sono state, diciamo, assemblate, grazie anche alla direzione artistica del maestro Raffaele Lopez, che è il direttore artistico e arrangiatore di Edoardo Bennato, e ho avuto la fortuna di poter incidere questo disco appunto con dei musicisti molto bravi, tra cui appunto Giuseppe Scarpato, anche lui chitarrista di Edoardo, Arduino Lopez, bassista sempre di Edoardo Bennato, poi un giovane e bravissimo batterista che si chiama Enrico Esposito e altri musicisti molto bravi. Tra l'altro nel disco con me cantano due voci straordinarie che sono Silvia Palanga, che è una cantante affermata e bravissima, e Daniele Striano, anche lui, oltre che un amico, un bravissimo compositore e autore. Sono 11 pezzi, il disco si apre proprio con la canzone che poi ha vinto il contest, cioè Sei tu. Insomma, sono canzoni di musica leggera italiana, perché la mia estrazione è quella proprio della musica leggera autoriale italiana, diciamo di ispirazione battistiana. Infatti io, quando ero un po' più giovane, ho frequentato anche il CET di Mogol, Tuscolano, cioè la scuola di autori di Giulio Rapetti, in arte Mogol. Quindi ho cercato di imparare un po' le tecniche anche di scrittura e di composizione proprie della musica leggera, della musica pop e beat italiana. Tra l'altro sono usciti due videoclip estratti dal CD. Sì, sono usciti due videoclip, uno è tratto dal pezzo che si chiama Piccoli Pensieri, che appunto è cantato da Silvia Palanga. L'ultimo, che è proprio recentissimo, a maggio, l'abbiamo pubblicato su YouTube, sempre da Sei Tu, appunto dal pezzo vincitore di questo contest, che è stato realizzato grazie a un gruppo di ragazzi, anche loro molto giovani e molto bravi, e con degli attori, professionisti e meno professionisti, giovani, ma tutti molto bravi. Tra l'altro hai partecipato anche a The Song of the Summer col tuo brano vincitore del contest. Sì, sono arrivato sesto, quindi un altro ottimo piazzamento, direi, perché in gara lì ho visto che c'erano artisti ben più affermati e ben più famosi, quindi anche questa è stata una bella soddisfazione. Beh, ti va di dirci se hai anche già dei progetti in cantiere? Beh sì, certamente sì, diciamo che questo disco che ho creato vuole essere proprio un tentativo di proporre anche ai giovani cantanti, ai giovani interpreti o comunque in generale cantanti delle canzoni che potrebbero essere appunto reinterpretate, cioè un'offerta come autore ovviamente anche come compositore, nella speranza che appunto ci si affermi e si possa essere individuati insomma, come autori da cantanti
più magari affermati, comunque giovani che vogliono avere un autore insomma alle spalle. E i progetti sì, perché da questo disco certamente verranno tratti altri videoclip, perché ormai, come tu ben sai, lo strumento principale non è solo quello dell'ascolto, ma è anche quello della visibilità sul web, quindi su YouTube in particolare, quindi certamente faremo altri videoclip. Poi ovviamente io non smetto mai di comporre e di scrivere, insomma, quindi ce ne sono tanti di progetti. Beh, allora, visto che lo chiedo a tutti, ti va di farti un lancio radiofonico finale del tuo brano, Quindi sei tu? Sì, grazie, come no. Allora ragazzi, prima di tutto sintonizzatevi su Web Radio, Radio Beat Music, perché è una radio fantastica. Da questa radio, nonché da YouTube, potete ascoltare il mio pezzo e vedere il mio video, Sei tu, che è una canzone d'amore, una canzone ispirata a un innamoramento che spero tutti quanti voi possiate vivere nella vostra vita futura. Auguri ai giovani, in bocca al lupo a tutti i giovani, perché Sei tu possa essere un trampolino perché si possa cantare e suonare.